sentire il suo peso, perché da questa parte c'è chi il peso l'ha sempre fatto sentire e bene. Francesco Bettini con Luca Acri, l'altro pilota importante tra gli altri, Elvano da Porto Azzurro, viene a dettarlecce spesso alla partenza di Portoferraio, lo scorso anno secondo in classe Super 2000, una bella piazza in sesta posizione dell'assoluta. Bettini ancora una volta presente, è il tuo rally. Sì, grande emozione, insomma siamo alla partenza di un campionato italiano a confermare il fatto che l'Elba sta salendo di grado per ritornare a grandi livelli. E bene, complimenti intanto agli organizzatori che sono riusciti nell'intento e siamo presenti anche noi, quindi daremo gas nelle strade del Bano. Mi piace quando dice così Bettini. Andiamo a sentire. Destra 3 meno lascia, destra 2 lascia, destra 2 per sinistra, 4 una cotta diventa subito 2, sinistra 5. Sì, è Francesco, è Francesco. Vai Francesco! Destra 3 e destra 4 lascia 60. Attenzione, a fine scalino. Allo specchio, sinistra 1 chiude per destra 4 in sinistra 2 più scivola, 2 più scivola ora, ritarda destra 2 più 40, sinistra 6, 40, attenzione, sinistra 3 in destra 2, gira sconnessa, scivola 50. Specchio, destra 6. Bravo, si è migliorato, bravo. Sinistro interno buono ora, sinistra 5, 50 a pista, ritarda, destra 3, chiude 2.
destra 3 veloce 20, destra 3 in, sinistra 2 meno sporca, ricorda, per destra 3 chiude sporca, destra 3 per sinistra 2 per Francesco Bettini con Luca Acri alle note, una ottima quarta piazza assoluta, siamo agli immediati piedi del podio, ma soprattutto si va con la bella partecipazione di Bettini e di Acri a sancire il migliore degli equipaggi Elbani. Questo è caro Francesco e caro Luca. Prima piazza per voi, vieni così andiamo là davanti, ci diciamo due cose. Bentornati ad ambedue. Allora, primo degli equipaggi Elbani, valeva la pena di giocarsela qua all'Elba? Sì, valeva la pena sicuramente, insomma, avere un CVRC non è da tutti i giorni in casa e niente, il palco partenti non era dei più semplici, lo sapevamo. E non abbiamo guardato gli altri, abbiamo guardato soprattutto noi, quello che potevamo fare, sapevamo che il potenziale c'era e piano piano insomma abbiamo forzato la mano, siamo partiti subito bene e oggi le cose sono un pochettino complicate dato il meteo, ma fino all'ultimo abbiamo tenuto e è venuto fuori un ottimo risultato. Direi di sì, c'era la soddisfazione ovviamente di passare tra le ali di folla che ben vi conoscono e ben vi acclamano, ma al di là di questo ovviamente è una bella quarta posizione alle spalle immediate di un terzetto, come abbiamo detto, di grande levatura e di grande lignaggio, non poteva non regalarvi questa bella soddisfazione tra pochissimo con la premiazione ufficiale. Sì, sicuramente un terzetto di prestigio e se guardiamo dietro di prestigio c'erano piloti anche dietro di noi, quindi insomma quando arrivi sull'ultima prova speciale e hai un Luca Pederzoli con una WRC a 17 secondi, insomma non puoi mollare, sai che non puoi mollare, poi col tempo incerto che c'era, scelta incerta delle gomme, insomma era tutto ancora da giocare e fino all'ultimo abbiamo tenuto il passo. E ve la siete giocata bene, vero Luca? Ce la siamo giocata bene, sì, e devo dire la verità, l'ultima prova l'abbiamo fatta da manuale, come si dice, e io faccio complimenti a lui perché non era facile, e soprattutto di testa, e giochi in casa, non avevamo niente da guadagnare, ma tanto da perdere, e devo essere sincero, abbiamo guadagnato tanto, quindi... Bene, grazie. Bravo. Allora, consegniamo immediatamente le coppe. Consegniamo immediatamente le coppe, ma gli equipaggi Elbani naturalmente. Ma all'equipaggio Elbano c'è una
coppa importante che viene consegnata, così come il memorial Claudio Caselli al primo equipaggio urbano. Prego, assessore, si può occupare della premiazione ufficiale. Ecco, l'assessore alle politiche giovanili che immediatamente va a consegnare, l'assessore Laura Berti, il memorial Claudio Caselli. Prego, prego Bettini, dimmi Francesco. Ci tengo, era anni che insomma aspettavo questo momento, perché sicuramente Claudio ha dimostrato chi era, e all'Elba sicuramente ci ha lasciato un pezzo di storia, quindi veramente sono onorato e grazie Claudio. Ma soprattutto bravi, bravi, bravi ancora bravi.